qualche mese fa ho fatto un video dove spiegavo a grandi linee il funzionamento dell'algoritmo di Instagram nel 2021. E se l'avete visto saprete bene che la chiave di tutto è il tempo che gli utenti passano sui vostri contenuti. Se non l'avete visto ve lo lascio qui nell'angolino, andatevelo a recuperare, mi raccomando. Comunque, oggi vi mostro nella pratica come creo contenuti, quindi foto e video, per sfruttare appieno l'algoritmo e spaccare su Instagram. Voi che potete, io un po' meno, però poi vi spiego. Iniziamo parlando di foto. Come detto prima, l'obiettivo è tenere gli utenti il più tempo possibile sui vostri contenuti. Quindi ovviamente non conviene pubblicare una foto singola, bensì è molto meglio creare una raccolta ed Instagram ti permette di farne una fino a 10 foto insieme. Inoltre, l'algoritmo di Instagram premia le foto verticali, ma non verticali a caso. Infatti il formato sarebbe 4 quinti, ovvero una risoluzione di 1080x1350. Per intenderci, su iPhone trovate 8 decimi, che è la stessa cosa. State attenti però, un errore molto comune che ho commesso anche io è di voler fare foto soltanto in verticale per Instagram. Questo uccide la creatività, perché ovviamente se vedete che una foto funziona meglio in orizzontale, fatela in orizzontale. Se poi la volete comunque pubblicare su Instagram non c'è problema, basta tagliarla in più parti tutte verticali e creare un carosello molto molto carino. Ovviamente, secondo il nuovo algoritmo, i video sono molto molto più importanti delle foto e tanti creator stanno iniziando a postarne sempre di più. Per il feed il criterio è sempre lo stesso, ovvero video verticali 1080x1350, così da avere la qualità massima possibile su Instagram. Vi consiglio di prediligere video corti sui 30-40 secondi e i più accattivanti possibili, in modo tale da coinvolgere gli utenti. Non superate i 60 secondi perché sennò poi i video vanno su Instagram TV e non funziona, cioè per esperienza non funziona. Lasciate perdere. Lo strumento però più potente in assoluto su Instagram sono i Reels. Video semplicemente verticali, senza crop, quindi il 9/16. Ragazzi, i Reels sono potenti, funzionano, portano una quantità enorme di utenti sul vostro profilo. Quindi mi raccomando, se volete crescere, fate Reels. Voi che potete. Io no, non posso fare Reels. Cioè, sono un creator, non posso fare Reels, come se non avessi video da pubblicare. Ragazzi, per favore, facciamo vedere ad Instagram che si sbaglia, quindi link in descrizione, andatemi a seguire perché mi sembra assurdo. E se qualcuno sa come posso fare Reels, me lo scriva per favore nei commenti, perché le ho provate tutte. Comunque adesso vi faccio vedere che video è uscito fuori con l'Audi. Bene, una volta che avete i vostri contenuti dovete semplicemente pubblicarli su Instagram. Mi raccomando, per prima cosa ricordatevi di premere l'apposito tasto per non mettere le foto quadrate, perché a mio parere fanno schifo quadrate. Scrivete una didascalia che coinvolga gli utenti, se buttate una decina di hashtag in fondo o nel primo commento, non troppo vaghi ma abbastanza di nicchia, e pubblicate negli orari indicati dalle vostre analytics o semplicemente dopo pranzo, che non sbagliate mai, e tac, avete fatto. Semplicissimo. Tutto qui sono passaggi molto semplici ma fondamentali per crescere su Instagram. Sì, lo so che ve lo state chiedendo, la macchina l'abbiamo provata. Sì. Piano qui, Assolutamente. Che asfalto? Sai cosa vuol dire? C'è l'asfalto nuovo. L'asfalto nuovo. Ma no, non è vero. Non è vero. Ma che cazzo stai dicendo? Oh mio Dio, te lo giuro. Ma che cazzo stai dicendo? No, non è vero. Vai tranquillo che siamo in concessionaria. Mi sono dovuto... No, dai, vabbè. Siamo da Regini. Possiamo chiudere qui il video. Spero che vi sia piaciuto. Ragazzi, lasciate un like perché abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Voglio ringraziare tantissimo Regini concessionaria. Vi lascio tutti quanti i link qui sotto in descrizione, perché ci ha dato un'occasione veramente, veramente incredibile. Unica, per fare una collaborazione eccezionale. Speriamo la prima di altre. Commentate qui sotto con quello che pensate, sia delle foto che di questa macchina incredibile, se siete appassionati. E niente, io direi che ci vediamo nel prossimo video. Ah, iscrivetevi per non perdere, perché arriva roba buona. Ciao ragazzi. Buona. Ciao.